quei soldi devono tornare nelle tasche dei cittadini abruzzesi, non devono rimanere alla politica per fare chissà che cosa, perché questa è una classe dirigente seria che fa le cose di cui questo territorio ha bisogno. Bene, grazie. Allora noi ci riposiamo un attimo prima di parlare di Poscar. Una sola proprio sottolineatura, chiedo scusa, una sola sottolineatura, manteniamo la calma, poi magari se Pasquale Paciglio lo vorrà potrebbe fare anche una simulazione elettorale questa sera. Io una volta la feci con Ginoble e naturalmente mi trovai avvantaggiato. Chi ha portato le truppe? Vabbè, ma è una che ho portato. No, Carlo, si percepisce. Facciamo l'applausometro. Poi magari lo potremo provare e non è Carlo l'avversario candidato, però io ci credo sempre ai sondaggi e ai carotaggi. Volevo dire una cosa davvero impegnativa. Ho visto in platea un altro galantuomo che io stimo molto, che è il direttore regionale degli artigiani della CNA, che per me può fare tutto in Abruzzo e spero che possa aiutarci in questa bella esperienza di governo che faremo. In Abruzzo è successo un fatto straordinario. I libri di storia hanno scritto la marcia dei 40.000 a Torino. Raffaele Delfino, che è presente in prima fila e che ha tutta la mia stima perché è un altro dotato di passione per la città di Pescara, ed è una persona che mi ha attaccato in sede politica e non solo, per cui citarlo mi evoca la mia legittimità piena. Delfino sa che i 40.000 a Torino nel 1980 furono una rivoluzione, erano i colletti bianchi che dissero: non va più bene il sistema delle relazioni industriali, il sistema dell'assetto normativo del lavoro, non va bene quello che ci troviamo come paniere normativo per noi che siamo anche produttori di reddito. In Abruzzo e a Pescara è successo un fatto straordinario, che è chiaro che l'acqua di Fiuggi non ha interesse a evidenziare ancora per qualche tempo. L'acqua di Fiuggi e la San Gemini, a seconda se è per intero stampata o è per esempio sistema dell'informazione televisivo. In Abruzzo è successo che gli imprenditori sono scesi in piazza per lamentare il ghiaccio di coloro i quali hanno i poteri, il ghiaccio. Non è mai successo in Italia, noi abbiamo anche questo primato. E guardate che aver deciso di fare questo, financo il presidente regionale di Confindustria, che ha fatto l'impossibile alla presenza di Gianni Letta soprattutto per organizzare sorriso e accoglienza, e io pure l'ho condiviso perché quando siamo davanti all'educazione va restituita l'educazione, ma quando Confindustria, financo quella regionale, quella della provincia di Pescara, cioè, è eccellenza, soltanto per chiedo dire scusa, che quella era una manifestazione nazionale, non chiedo era una scusa, manifestazione no, regionale, solo a era Pescara, una manifestazione nazionale, no, e lo sanno tutti quanti, Carlo, quindi soltanto per questo dire, ti interrompo, poi puoi parlare come vuoi. Hai il diritto all'interruzione perché io prima ti ho interrotto e per rimediare ho provato anche ad applaudirti ma non ce l'ho fatta. Il punto è questo, che la manifestazione a Pescara è veramente uno spaccato tra un prima e un dopo. Carlo, noi dobbiamo fare un'alleanza, e siccome prima te l'ho anticipato, non un'alleanza delle candidature, delle tipografie e delle liste, un'alleanza degli impegni a favore. Un'alleanza, per esempio, che stabilisca che chi vuole investire per fare vicenda economica, che produca reddito, 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 noi dobbiamo facilitarlo. Lui ha bisogno, chi vuole investire per produrre reddito e lavoro e occupazione, ha bisogno del sì e poi si vede qual è la domanda. Primo oggetto dell'alleanza. Secondo oggetto dell'alleanza, Carlo, da questa pletora di eletti alla regione, Pescara, come se fosse una gallina, ogni 5 anni manda in onda uova che diventano eletti alla regione, consiglieri regionali, presidenti di commissioni, assessori, vicepresidente di giunta regionale. Carlo per esempio siede in giunta regionale con un signore che oggi è vicepresidente della giunta regionale e l'altro ieri è stato ministro dei conti della regione Abruzzo. Sa tutto. Quando tu hai un problema sul passato basta che chiedi all'assessore regionale di allora al bilancio, che ha fatto 5 anni pieni di quella delega. Bene, noi queste uova che diventano galline poi devono produrre risultati a favore dell'Abruzzo, a favore anche di Pescara, che io non la immagino grande come veniva cercata nell'Ottocento. Io la immagino funzionante Pescara, moderna, dotata di strutture e di infrastrutture.
porto, aeroporto, sistema ferroviario, ci danno le ali, ci danno le ali. Noi a quel livello abbiamo le invalidità civili. Alleanza, Carlo. Alleanza, concludo. Il fiume Pescara è il grande malato, Carlo. E se c'è una cosa che unisce l'Abruzzo, è il fiume Aterno Pescara. 116 scarichi abusivi. Qui è presente in sala, mi è stato detto, un civil servant del rigore. Io mi auguro che anche la procura metta le mani sugli scarichi abusivi sul fiume Aterno Pescara, in maniera tale che diventi una priorità del ministro dell'ambiente, Alfonso. Chiudo, della regione. Perché Orbetello è stato risanato come lago e il fiume Aterno Pescara deve essere il grande malato? Perché? Carlo, su questo, Alleanza, io ti chiedo, cerca tutti i voti che vuoi contro di me, però col provvedimento sugli impianti sportivi vieni rieletto sicuro. Io quello che ti dico, attivati per battagliare a favore su grandi questioni riguardanti questa città. Accetta ovviamente questo invito, Carlo Manci, di fare squadra a favore di Pescara, insomma, no? Farei alleanza anche con il diavolo per Pescara, quindi per ottenere cose per Pescara, quindi assolutamente sì, nel senso che dobbiamo ragionare, ma lo abbiamo detto all'inizio, per fare sintesi al fine di arrivare a risultati concreti sui nostri territori, su tutti i territori abruzzesi, perché poi l'Abruzzo è una specificità che ha bisogno di tanti interventi e il fiume Pescara è uno di quelli, ma la vicenda del fiume l'abbiamo vissuta tutti quanti in questo periodo. Non è che i 13 milioni di euro dell'appalto sono costati 13 milioni di euro perché qualcuno voleva farlo pagare tanto quel lavoro, ma sono costati 13 milioni di euro perché c'erano fanghi che dovevano essere smaltiti in una determinata maniera. Sappiamo tutti quanti che è stato sequestrato l'impianto e non si poteva sversare a mare perché un laboratorio di Brescia aveva individuato il DDT dentro il porto di Pescara. Poi si è scoperto anche dopo un anno che questo DDT non c'era, però in Italia nessuno paga per le responsabilità che ci sono. Gli unici che hanno pagato sono stati i marinai, i pescatori, gli armatori che hanno sofferto, e a quelle persone la regione Abruzzo è stata sicuramente vicina, perché sicuramente ha trovato meccanismi affinché loro ottenessero risorse con grande difficoltà, sì, con le difficoltà che ci sono in questo momento, però quei meccanismi li abbiamo individuati e siamo riusciti a intercettare anche lì fondi europei con il fermo pesca per dare ristoro a coloro che purtroppo, a causa del porto chiuso, e il porto è un porto nazionale, e nonostante questo la regione ci ha messo diversi milioni di euro affinché si intervenisse velocemente e ha soddisfatto le esigenze di coloro che ci lavoravano con il porto, perché questo dovevamo fare noi a prescindere dalle responsabilità che c'erano, e lì non c'era sicuramente un discorso ragionieristico, ma c'era un discorso di concretezza per arrivare a un risultato. Oggi il porto è stato dragato finalmente il governo si è preso le sue responsabilità, ma quelle responsabilità se le è prese anche perché a Roma ci siamo andati sempre a combattere, perfetto. Non sicuramente con la stampa, con l'intervista. Abbiamo iniziato a parlare di Pescara, lo volevo fare dopo l'intervento di Pasquale Tritapepe e del professor Di Nardo. Allora, una brevissima pausa per noi, c'è Pasquale con il suo microfono. Tra l'altro noi stavamo pensando con Roberto che c'è la possibilità di ristorarvi un po' con un buon caffè, visto che l'acqua, con tutti i riferimenti, già sono una brutta, però c'è il caffè. Vai. Il caffè de Lu Caffè, insomma, il maestro Di Nardo è innamorato di queste canzoni di Gino Paoli e mi sta facendo. Io volevo cantare una cosa in inglese, ma lui non vuole. Va bene, allora, queste sono due canzoncine. Le facciamo rapidamente, giusto per consentire ai nostri amici Carlo, Luciano e Pasquale di rilassarsi. C'era una gatta sul tetto che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonava la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicino vicino, poi mi sorrideva e se ne tornava su. Questo è un classico di Gino Paoli e questa canzone invece che sto per cantare è una di quelle che è un classico interpretata anche, come dire, con arrangiamenti jazz. Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te,
c'è che ora non mi importa niente di tutta l'altra gente, di tutta quella gente che non sei tu. Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te, c'è che ti voglio tanto bene e il mondo mi appartiene, il mondo mio che è fatto solo di te. Come ti amo non posso spiegarti, non so cosa sento per te, ma se tu mi guardi negli occhi un momento puoi capire anche da te. Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te, c'è che io ora vivo bene se solo stiamo insieme, se solo ti ho vicino, ecco che c'è, ecco che c'è. Hai bevuto caffè? Sì, ho bevuto il caffè, ma loro sono andati via, come vedi, mi hanno lasciato da solo. Dove fare questo? Tritapepe. E allora, mentre attendiamo che Luciano D'Alfonso e Carlo Masci tornino nelle loro postazioni, Alfonso che fine ha fatto? Arriva. Allora, parliamo di Pescara e su Pescara ci sono molte cose da poter dire. Io vorrei esordire con i nominativi dei possibili candidati a sindaco. Sapete che il prossimo anno deve essere rinnovato il Consiglio Comunale ed eletto il nuovo sindaco della città. E allora, per il centrodestra, queste sono informazioni mie ovviamente che loro non so se possono in qualche modo avallare, glielo chiederemo, se no rimarranno indiscrezioni giornalistiche e nulla più. Allora, Mascia, ovviamente il sindaco uscente, ha chiesto alla coalizione la riconferma, ma la coalizione ancora non si esprime. Poi tra gli altri candidati possibili io metto anche Masci, il qui presente, perché lui credo che una delle aspirazioni che aveva, adesso non so se ce l'ha ancora ma credo di sì, una delle massime aspirazioni era quella di fare il sindaco di Pescara e credo che lo voglia fare ancora. Poi c'è Guerino Tessa, l'attuale presidente della provincia, che aspira a fare il sindaco di Pescara. C'è anche Nazario Pagano, c'è anche Castiglione, c'è anche Sospiri, c'è anche Fiorilli. Insomma, ci sono molti consensi, vedo, per i nominativi che andiamo a fare. Adesso passiamo sul fronte del centro-sinistra. Allora, i candidati a sindaco di Pescara, loro devono fare anche qui le primarie, quindi non c'è un candidato, ma alle primarie, secondo mie informazioni, potrebbero presentarsi questi nominativi e anche altri ovviamente. E allora, Antonello Ricci, che potrebbe essere un nominativo, è stato segretario provinciale del PD di Pescara. Poi c'è Antonio Blasioli, per esempio, che è un consigliere comunale attualmente in carica. C'è Florio Corneli, altro consigliere in carica. Moreno Di Pietrantonio, altro consigliere in carica. E poi ci sono dei personaggi, come si dice, della società civile. Uno potrebbe essere Gianfranco Visci, che è un medico, ha fatto anche l'assessore per un periodo con la giunta, consigliere, ha fatto il consigliere comunale quando c'era D'Alfonso. Un altro potrebbe essere Enrico Marramiero, anche se ci sono problemi di candidabilità, e un altro potrebbe essere Enzo Fimiani, il direttore della biblioteca provinciale. Ecco, questi sono secondo me alcuni dei nominativi. Allora io mi rivolgo prima a Masci. Come sono questi nomi? Quelli del centrodestra, ovviamente. Mi sembra che siano tutte persone serie, che amano questa città, che hanno lavorato per questa città tanti anni, che hanno esperienza, quindi tutti nomi spendibili sicuramente per una candidatura a sindaco. Comunque credo che noi oggi abbiamo un sindaco a Pescara,
se lui vorrà ricandidarsi, credo che avrà titolo per farlo, ovviamente dovrà deciderlo la coalizione, ma è un sindaco uscente che ha operato senza macchia, senza nessuna situazione particolare, quindi credo che abbia titolo per ricandidarsi. Comunque tutti i nomi che sono stati fatti sono nomi spendibili, seri, che vogliono bene a questa città. Alfonso, questi del centro-sinistra come sono? Per non prendermi un avviso di garanzia dovrei dire che sono nomi angelici. Ma io ho le mie opinioni. L'ultima volta che ho fatto valere le mie opinioni in una competizione elettorale ho prodotto anche qualche risentimento. Quello che sono certo di sostenere è che chi si candiderà alle primarie dovrà con le proprie forze convincere la città, facendo capire che è il migliore in quel periodo, per quei 5 anni, per realizzare il programma di governo che lui deve essere capace di prefigurare. Vedete, io penso che per riagganciare la società civile non ci vogliono le parolacce, non ci vuole l'estraneità, non ci vogliono le denunce alla procura, non ci vuole l'odio nei confronti dei cittadini. Per riagganciare la cittadinanza c'è bisogno di conoscere le questioni, prefigurare una realtà nella quale le questioni diventano punti di forza, e poi c'è bisogno di organizzare il consenso, che significa credibilità. Chi di quei nominativi, se confermassero che hanno disponibilità a candidarsi, a sottoporsi a questo speciale giudizio degli uomini, riuscirà a fare prefigurazione del programma, conoscenza puntuale dei problemi e poi convincimento nei confronti di moltitudini di persone? Quando si candidò Carlo Masci a Pescara, Carlo Masci era ritenuto da porzioni importanti della città come il sicuro vincente, e io devo riconoscere che lui aveva un'appartenenza nei confronti della città. Lui alcuni mondi li conosce, li esprime e li rappresenta. Questo è un fatto che per me è oggetto di approfondimento da tempo. Io, per esempio, se fossi in animo di candidarmi sindaco per la prima volta, avessi 10 anni di meno, io anziché mettermi a fare i pranzi del lunedì, so che c'è un ristorante qui vicino che lo bombardano di riunioni a pranzo, spero che ci vadano solo quelli che vanno a consumare i pranzi, perché se ci vanno anche altri capaci di sentire, chissà quante cose strane vengono ascoltate. Io anziché fare i pranzi mi metterei a scrutare e a snidare i problemi della città, dei quartieri, delle periferie, per cercare di far emergere come la città di Pescara non c'entri nulla con ciò che molte volte viene movimentato dalla torre campanaria del palazzo di città. Però questo richiede fatica, richiede attività, richiede elaborazione, richiede dedizione. Max Weber diceva che la professionalità in politica richiede prima di tutto la dedizione, e qui quelli che si vogliono candidare vogliono essere i primi allo stadio a sedersi, i primi al teatro in prima fila, vogliono essere i primi a fare tutto questo. E poi come si fa ad essere i primi nella conoscenza delle questioni e nella soluzione delle questioni? Allora, un consiglio: c'è qualcuno di quei nomi che non ha bisogno di consigli, perché ha veramente grande struttura culturale ed esperienziale. Chi però volesse chiedere un consiglio, io voti non ne posso mobilitare, perché mi dici mia madre, non mi devo fare più nemici. Spero di farcela, però qualche consiglio lo darò. Allora, parlando di Pescara, vogliamo parlare con tutte e due di grandi infrastrutture, ovviamente, quindi viabilità, parcheggi, isole pedonali, ex cova, strada pendolo, teatro, rivitalizzazione del centro storico e commerciale della città, tutte questioni ancora molto aperte, di là da avere una soluzione definitiva. Masci è l'ideatore, il pensatore, lo stratega della semi-pedonalizzazione di Corso Vittorio, così almeno si dice. Masci, invece, il sindaco vuole lasciare il segno, vorrebbe mettere la prima pietra del teatro.
c'è un tunnel sulla, sulla riviera sud, la Duna, che viene contestato come progetto. In tema di realizzazioni, accorpo un po' varie domande così possono rispondermi tutti insieme, anche perché non abbiamo moltissimo tempo ancora. Dicevo, in tema di realizzazioni di opere, D'Alfonso per esempio è orgogliosissimo del suo ponte del mare, che è diventato uno dei simboli della città in poco tempo. Ecco, il ponte del mare è un simbolo come la stele di D'Annunzio, anche perché Pescara non ne aveva molti di simboli. In molti lo chiamano addirittura il ponte d'Alfonso, però lui non si ferma, adesso ci spiegherà che ha un progetto, perché oltre al ponte del mare vorrà realizzare il ponte del cielo, poi ci dirà di che si tratta. La giunta Mascia invece, parlo del centrodestra, vuole rifare Piazza Salotto, vuole mettere una fontana al posto del calice famoso ormai derelitto di Toyo Ito. È pentito di aver programmato quell'opera, Luciana, poi glielo chiederemo. Masci ha dichiarato sulla stampa qualche giorno fa che Piazza Salotto è la piazza più brutta d'Italia e quindi c'è questo progetto di ristrutturazione. Allora, prego, Masci, su tutte queste argomentazioni, che cosa ha da dire? Ma che chi fa politica? E poi c'è ancora chi dice che lei è il sindaco ombra o l'ombra del sindaco. Io penso che chi fa politica deve avere una visione, deve immaginare le cose e poi cercare di farle nel più breve tempo possibile. Io guardandomi indietro per questi anni di attività politica ho visto per esempio la strada parco. Oggi parliamo molto di strada parco, tutti parlano di strada parco per questa vicenda della filovia. La strada parco è stata fatta nel 97, qualcuno ha immaginato che quella strada potesse non essere dedicata alle macchine ma potesse essere dedicata a qualche altra cosa, un'evoluzione culturale di cui questa città aveva bisogno, e nel 95 era veramente molto lontana. Ecco, nel 95-96 quando è stato pensato quell'intervento ed è stato realizzato, Carlo Masci faceva l'assessore al traffico e ha chiesto, ottenuto, voluto e realizzato quel nastro d'asfalto che è diventato la strada parco, che è diventato un simbolo e che sicuramente è stato il primo passaggio per cambiare questa città e per cambiare la cultura urbana in questa città, perché Pescara fino a 15 anni fa, fino a 16 anni fa era la città dove ci si muoveva in macchina persino per andare dentro al negozio, l'ultimo negozio del centro. Questo succedeva e quello era il discorso che tutti quanti facevano e quella era la mentalità dei cittadini di Pescara. Abbiamo cambiato le regole del gioco, abbiamo cambiato la mentalità. Come abbiamo fatto? Partendo dalla strada parco, una striscia d'asfalto, non è null'altro se la andiamo a vedere, una striscia d'asfalto in mezzo ai palazzi che però aveva una dedica precisa, il trasporto rapido di massa evitando le macchine, un trasporto rapido di massa che impedisse a Pescara di essere soffocata dalle macchine come avviene purtroppo ancora oggi. Poi siamo passati dove? Al centro storico. Il centro storico era totalmente abbandonato e tutti quanti quelli di Pescara se lo ricordano perfettamente. Il centro storico è stata un'altra grande intuizione, un'altra grande visione, poteva diventare un punto di riferimento forte di questa città e lo è diventato come? Con una pedonalizzazione, con un intervento di riqualificazione che ha cambiato il volto di quell'area, ha cambiato l'economia urbana, ha cambiato la cultura urbana, perché poi gli interventi non devono essere fini a se stessi, devono avere la forza di cambiare le cose, di cambiare la mentalità dei cittadini. Ecco, il centro storico è diventato quello, è diventato un punto di riferimento. Pescara, la città più moderna d'Abruzzo, con il centro storico più piccolo d'Abruzzo, che invece fa diventare il suo centro storico un punto di riferimento a livello internazionale, perché tutti quelli che arrivavano a Pescara fino a qualche anno fa e anche oggi chiedono di andare al centro storico e di andarlo a visitare. Poi da lì dove siamo passati? Al centro della città, il cuore pulsante economico della nostra città, il centro della città che era in vaso dalle macchine. Anche lì abbiamo avviato una rivoluzione silenziosa che ha cambiato il modo di ragionare dei cittadini pescaresi, ha continuato questo percorso serio, concreto di interventi di riqualificazione che hanno cambiato le cose, fortemente cambiato. Abbiamo cominciato con via Trento, via Roma, via Piave, Corso Umberto, il primo tratto, perché poi
è arrivato Luciano D'Alfonso e l'ha completato, perché i lavori erano iniziati e lui lo ha completato giustamente e correttamente. Poi adesso, dopo anni di stasi, siamo tornati su via Cesare Battisti, su via Firenze, sulla zona del mercato, sulla Riviera Sud. La Riviera Sud, c'è un intervento sulla Riviera Sud che non è pensato oggi, un intervento pensato nel 2005, quando Carlo Masci e Berardo Fiorilli, due consiglieri di opposizione alla giunta D'Alfonso, hanno immaginato che quell'area potesse diventare altro rispetto a quello che era, una situazione abbandonata, totalmente svincolata dalla città, senza un cuore pulsante che ci fosse, una zona preziosa, un giacimento ambientale incredibile, perché c'è la pineta d'Avalos, c'è il mare, c'è il fiume, tutte aree che se rivalutate da un punto di vista ambientale potevano far fare il salto di qualità a questa città. Quello era l'intervento che noi avevamo immaginato e abbiamo immaginato nel 2005, abbiamo fatto una semplice mozione presentata in consiglio comunale, votata all'unanimità nel 2005, un intervento che si sta realizzando oggi, un intervento che sta cambiando il volto di quell'area, perché quell'area diventerà l'area più preziosa da un punto di vista turistico della città. E perché lo diventerà? Perché andrà ad esaltare quelle situazioni preziose che abbiamo la pineta, abbiamo il mare, abbiamo il fiume, perché noi potremo andare dalla pineta fino al fiume a piedi senza dover passare attraverso le macchine, perché questo è l'obiettivo che noi vogliamo raggiungere. Poi Pescara è anche una città strana, e lo dobbiamo dire che è una città strana, perché se a Pescara viene realizzata una caserma di fronte al porto turistico, che è un mammut che sta distruggendo il porto turistico, che sta distruggendo quell'area, nessuno dice niente, nessuno dice una parola, solo qualcuno alza la voce per cercare di bloccare le cose. Poi se invece si realizza una situazione ambientale superiore rispetto al passato, dove il verde aumenta del 38% rispetto a oggi, dove si crea una duna che diventerà un affaccio sul mare bellissimo, chi è che protesta? Quelli che hanno costruito sullo spartitraffico, perché chi è di Pescara sa perfettamente che lì c'era uno spartitraffico dove i ragazzi andavano a giocare a pallone, ci hanno costruito delle case, quelli che abitano lì protestano perché oggi si vuole aumentare il verde in quella zona. Ecco, io dico che le scelte pubbliche bisogna farle concretamente per il bene dei cittadini, senza guardare agli interessi dei singoli, perché purtroppo succede anche questo, e questo Pescara lo apprezza, perché poi tutti gli interventi di riqualificazione che sono stati fatti oggi sono sicuramente apprezzati da tutti. Guardate via Firenze, via Cesare Battisti, inizialmente criticate anche per la pavimentazione, oggi apprezzate da tutti, soprattutto da tutti coloro che hanno aperto attività in quell'area e che oggi stanno rivitalizzando un centro che era assolutamente spento. Su Corso Vittorio Emanuele, come Piazza Salotto è la piazza più brutta d'Italia, Corso Vittorio Emanuele è la via più inquinata d'Italia. C'è caos, c'è confusione, c'è disagio, c'è traffico incontrollato. Ecco, noi vogliamo mettere ordine, soltanto questo vogliamo fare. Vogliamo aumentare gli spazi pedonali per le mamme che passeggiano con i figli, per i cittadini che vogliono stare in un ambiente pulito e sano. Soprattutto vogliamo ridare vivibilità a una strada che oggi è assolutamente invivibile, perché questa è la realtà dei fatti. Oggi su Corso Vittorio Emanuele non esiste un commercio forte. Perché non esiste? Perché la gente non va più a passeggiare lì. Noi pensiamo che con un parcheggio sull'area di risulta, che è il più grande che ci potesse essere, con 3.000 macchine, con la possibilità di avere 3.000 macchine in quel posto, il primo punto che si incontra è proprio Corso Vittorio Emanuele. Ecco, Corso Vittorio Emanuele oggi viene schivato da tutti, viene superato, perché si va direttamente su via Firenze, su via Cesare Battisti, su via Trento, su via Piave, su via Roma, su via Mazzini. Corso Vittorio Emanuele ci si passa soltanto perché nessuno si ferma lì. Ecco, noi vogliamo che il paradiso dopo l'area di risulta diventi immediatamente Corso Vittorio Emanuele, perché da lì deve iniziare il centro commerciale naturale, e questo stiamo facendo, e questo penso che riusciremo a fare prima della fine della consigliatura. Grazie Masci D'Alfonso. Allora, su tutte queste problematiche, tematiche che a volte però devo dire, Masci, non tengono conto del volere dei residenti o delle popolazioni. Io ammetto che a livello politico, che so, in consiglio comunale il PD può essere contro la realizzazione, contro quel progetto o quella determinata decisione presa dalla maggioranza, però ci sono a volte i resideni che non vengono ascoltati minimamente. Io sono certo che i cittadini di Corso Vittorio Emanuele non amano stare in mezzo allo smog e vorrebbero una situazione migliore. Quella situazione vogliamo creare. D'Alfonso, prego.
Ma diciamo che ascoltare Carlo Masci significa ascoltare, diciamo, uno che ha dentro di sé alcune questioni fortemente appartenenti, e questo mi produce comunque rispetto, anche se non condivido tutto quello che è oggetto sia della sua narrazione sia della sua evidente realizzazione. Allora io penso che lui si debba intestare, perché in politica sarebbe giusto se ci si intestasse ciò che uno pensa, ciò che uno progetta, ciò che uno finanzia e ciò che uno realizza. Poi anche quando l'asticella si ferma al 50% di questi nodi va bene. Lui si deve intestare, perché è stato lui a concepire, alcune vie pedonalizzate come modifica dello stile di vita nella città, e la scelta di campo che lui ha saputo fare allora. È presente anche il sindaco emerito di Pescara, Carlo Pace, e lo voglio citare perché questa storia che una città proceda per azzeramenti di memoria successiva è veramente tipico dei cimiteri. Invece noi dobbiamo coltivare anche la memoria. Carlo Pace era sindaco, non so se è ancora presente, Carlo Masci era, diciamo, l'assessore del cancelliere, e lui ha concepito l'iniziativa del centro storico. Io mi ricordo quando il mio amico Gianni Gianandrea mi diceva che al centro storico c'era la prevalenza e la signoria dei topi, invece è diventata poi lo spazio della signoria anche di una certa attrattiva turistica. Detto questo, io voglio provvedere a ricostruire alcuni tratti di verità rapidamente, perché Pasquale Paciglio mi parla con le ciglia movimentate. Sì. La caserma della finanza, siccome lo si è detto, io farò un comizio prossimamente, come se fosse stato oggetto di una svista. La caserma della finanza doveva essere fatto in via del circuito. Carlo Masci lo sa perché ha fatto parte di un foglio di carta, quella volontà che addirittura vide anche l'incoraggiamento di un autorevole senatore della Repubblica. Doveva essere fatto sulla strada Panico. Aspetta, no, ti faccio la storia. Prima in via del circuito, dopo, quando una serie di mamme importanti e di insegnanti importanti e di cittadini significativi, per me sono significativi i cittadini che si battono, non quelli che stanno dietro le tapparelle, si sono mobilitati e hanno detto che lì andava difesa la scuola come accampamento di civiltà di quella zona, allora la caserma della Guardia di Finanza ha cominciato a fare l'UFO nella città ed è calato come UFO su un altro spazio che stava a cuore alla Guardia di Finanza e stava a cuore al Demanio, che era titolare della cattedra, cioè alla scuola media abbandonata di Via Saffi, in uno spazio fondamentale di quella infrastruttura che si chiama la Strada Parco. Anche lì parte una mobilitazione potente di cittadini che segnalano come, se la Strada Parco deve essere quello che deve essere, non aveva senso realizzare quel tipo di manufatto. E noi determiniamo unanimemente, con voti e firme di tutti, l'ulteriore spostamento dell'UFO. Io organizzo la trattativa potente con il capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza, il generale Paolo Poletti, che il procuratore Trifoggi sa bene chi è, perché Trifoggi è presente in sala, capo di Stato Maggiore titolare della cattedra della decisione su quel tema. Lui mi dice: trovatemi un altro sito che rispetti la dignità della Guardia di Finanza. Noi proponemmo, Carlo, documentalmente, via Pantini, che addirittura andava bene agli esigenenti della RAI, a ragione, e proponemmo lo spazio della fonderia Camplone, della famiglia Gianmaria e dintorni. Ci dissero dalla Guardia di Finanza: voi, dopo che ci avete detto due no, non ci potete costringere ad andare dove noi non vogliamo andare. Io gli feci un'altra proposta, loro mi dissero, e risulta a verbale del provveditorato regionale alle opere pubbliche, e benedetti e beati i verbali, dissero loro: noi facciamo un'ultima proposta, dissero loro a noi del comune, vogliamo andare nelle aree di risulta. Noi dicemmo che non era possibile. A quel punto il generale Quarato, capo del servizio immobiliare della Guardia di Finanza, disse: non abbiamo più bisogno di confrontarci con voi, poiché noi siamo titolari di spazi a Pescara diventati nostri, poiché voi avete rivoluto la caserma di Cocco
è la proprietà degli spazi dei fossi Bardet, noi decidiamo in un sito di nostra proprietà senza chiedervi nulla né a voi né alla commissione edilizia né ad altri, poiché opereremo in regime di segreto militare. Questo è accaduto. Nessuno ha dato il consenso alla caserma. Io ho anche detto, come solo D'Alfonso e pochi altri fanno, Carlo, ho detto al generale Quarato e a Paolo Poletti, che aveva già appaltato per via Saffi, io non ti do l'autorizzazione all'utilizzo del suolo stradale per i tuoi mezzi. Lui mi ha detto, io ti denuncio alla Corte dei Conti, sarebbe la 52esima. Non mi sono neanche davanti a quella garbata civile minaccia, ciononostante hanno fatto loro in ragione del segreto di Stato. Vedi Carlo, noi abbiamo un sacco di galline che vanno in giro tra la Regione e il Parlamento. Quella era una fase in cui la norma che poi è stata razionalizzata sul segreto di Stato poteva conoscere una razionalizzazione a favore dell'uso del territorio. Nessuno ha detto di sì. Concludo, io apprezzo alcune pedonalizzazioni che sono state fatte e completate, apprezzo anche alcune intuizioni riguardanti la città, ma quando dico apprezzo, siccome non sono né un analista di statistica né un giornalista che scrive i fatti che accadono, ma ho fatto il decisore pubblico per conto vostro, per grande parte del conto vostro, io ho contribuito a modernizzare e abbellire questa città. Quando sono diventato sindaco, l'Aurum era un cumulo di pietre, comperate, ma era un cumulo di pietra, ed era pronto il salotto dei discussori, i discussori, quelli che cercano il ben oltre sempre, quelli del tavolo dei fondi FAS, 30 mesi di riunioni, 12 mesi, basta. A Graziano Di Costanzo l'ho detto in pubblico e in privato, l'ho detto ai bravi del sindacato, l'ho detto a Enrico Marramiero, l'ho detto al bravo Daniele Becci, 12 mesi, si può discutere anche della Palestina, quindi dei fondi FAS, dell'Aurum, subito il progetto, la procedura di gara, con regole straordinarie, validate dalla procura e dal tribunale. Quella struttura è un gioiello e la cosa che più vale, l'abbiamo presentata alla città, quella struttura non è mai stata oggetto di atti vandalici. Quando non si decide contro, la città te lo riconosce, non la offende. La riunificazione della caserma, la riunificazione del parco d'Avalos, e perché doveva arrivare il sottoscritto da Letto Manoppello per farlo? Ma perché non si è fatto prima? Perché? Perché era difficile decidere. In via della bonifica ci stavano i CIN pronti a dire di no. Noi l'abbiamo fatto, spiegandolo, convincendo, eleggendo i sindaci di strada. Ci siamo inventati i sindaci di strada per fare in modo che ciascuno capisse ciò che andava fatto. Così come tutti i parchi della città, questo è di proprietà del ben di Dio della parrocchia. Ma qui vicino c'è il parco di Villa Basile, donato 30 anni prima del mio arrivo. L'ingegner Pasquale Marchese, direttore centrale delle poste, è stato nominato consulente di parte per il recupero di quella proprietà alla famiglia degli allora donatori, 30 anni passati inutilmente. Noi nottetempo, stile D'Alfonso, nottetempo, abbiamo realizzato delle staccionate per vincere una causa civile che determinava il ritorno indietro di quella proprietà. Carlo me lo ha riconosciuto questo, ed è stato corretto, perché si fa anche questo in politica. In politica non ci si denuncia, perché bisogna capire qual è la qualità del dolore che si produce, soprattutto quando si inventa. In politica si riconosce il lavoro degli altri, si contribuisce, poi si compete, poi si combatte, ma sempre producendo le idee. Carlo, noi dobbiamo fare in modo che Pescara diventi ancora più funzionante. Il porto deve essere il porto degli arrivi e delle partenze, il porto. Battaglia anche su questo. Noi dobbiamo fare in modo che l'aeroporto non sia sconnesso dalla città, è sconnesso dalla città, e gli dobbiamo dare una specializzazione. Carlo, io sai che cosa rivendico? Con la mia visione regionalista, anche quando ho fatto governo della città, il piano regolatore portuale non era competenza del comune, era competenza della regione, l'ha fatto il comune, perché quel porto senza un piano regolatore è come se avesse permanentemente il foglio rosa,
Noi gli abbiamo dato la patente definitiva. Quel porto va strutturato in maniera tale che non sia nemico di nessuno, né dei pescatori, né degli operatori economici. Scelta di campo. Della mobilità ne parlerei tra un po'. Concludo. Carlo, noi dobbiamo fare in modo che accanto al Ponte del Mare noi dobbiamo costruire ulteriori elementi identitari di questa città. Il Ponte del Cielo. Dare cognomi a questa città. Cognomi. Tu sei riuscito con la strada storica di Pescara. Quello è un cognome di Pescara. Dobbiamo fornire altri cognomi, elaborando, trovando le risorse. E non è vero che soltanto Spoleto può fare le opere pubbliche con le risorse dei privati. Non è vero che soltanto Perugia. Rivendico il merito di avere scomodato le risorse del privato per fare opere pubbliche, non trattando l'urbanistica. Su Piazza Lotto io ho fatto un errore. Più di uno, signorina. Uno è quello. Me lo dica anche con il sorriso, che è la stessa cosa. Ho fatto più di uno, ma sapete qual è stato il principale? Avere pensato che la facoltà di architettura fosse una resiliente struttura di competenza capace di fare e di difendere ciò che fa. Io lì ho visto una serie di muti. E la facoltà di architettura, con le bravure in avanti che ha concepito. E guardate, io non ci capisco, io non devo essere esperto di tutto, io mi occupo di decisione. Vedete, se uno vuole imporre ciò che pensa lui e ciò che gradisce lui, poi succede via del Concilio, che è uno sbarramento rispetto alla Chiesa. E guardate che io non ho antipatia preconcetta, quando lo incontro, chi presumo che sia stato, perché non ho la conoscenza dei denuncisti di tutti gli atti, però io non credo che chi fa l'amministrazione pubblica debba imporre il suo punto di vista nelle scelte della città. Io mi sono affidato alla facoltà di architettura. Certo, la prossima volta non ci sarà un appalto a corpo di quel tipo. Una risposta velocissima. Il Ponte del Cielo, che cos'è e quanto si è pentito per il bicchierone di Toyo Ito? Ma io anche lì ci siamo affidati, volevamo cercare un segno elevatissimo. Non me la sento di dire che è stata quella di Toyo Ito una scelta sbagliata, perché mi sa di provincialismo. Mi sa di provincialismo. Io lì ho visto un professionista che ha difeso quella scelta, e l'ha difesa anche quando era difficile. Ed è presente qui il professor Lucio Zazzara, la scelta di Toyo Ito. Guardate che Toyo Ito credo sia oggi riconosciuto anche dai bambini di questa città, perché è stato premiato a livello mondiale. È un tema che riapriremo. Io conto di avere qualche risarcimento danni da qualche giornale, e dedicherò quel risarcimento per far fare una nuova opera a Toyo Ito a Pescara. Guardate, ne sono sicuro, perché un risarcimento l'ho già introitato di 120.000 euro. Quelli mi sono serviti perché per la prossima campagna elettorale mi è stato spiegato che non posso fare come fa Obama in America, chiedere agli imprenditori in ragione del loro consenso. Quei 120.000 euro che ho già introitato li utilizzo per la politica. Altri che sono sicuro di avere li utilizzerò per guadagnare una nuova opera di Toyo Ito a Pescara. Concludo su questo punto, il Ponte del Cielo. Nel 38 esisteva già il Ponte del Cielo a Pescara, era ligneo, era, diciamo, a pelo d'acqua, e partiva e si dilungava dal davanti della nave di Cascella, nel bagnasciuga della nave di Cascella, per qualche decina allungata di metri in avanti. Noi abbiamo un progetto fatto anche da bravi, per 305 metri si estende in quello che è il più grande parco della città di Pescara, che è il mare Adriatico, un pontile che ci introduca nella bellezza di questo parco naturale che è il mare, rispettoso della delicatezza del mare, che faccia in modo che il mare sia su misura non solo dell'abilità di Eriberto Mastro Mattei, che aveva forza, muscoli e agilità, ma tutti possono andare a godere
il mare di Pescara grazie a questa intuizione estetica e di progettazione urbanistica. Chiameremo i più bravi a definire e a realizzare. 3 milioni di euro ci vogliono. Io mi prendo questa sfida sulle spalle di farlo finanziare per il 60% da risorse private. Se parlo così perché ho già trovato delle disponibilità. Vorrei che anche il centrodestra o i camminatori civici del centrodestra possano sostenere questa intuizione. Certo, sarebbe un forte tratto di identità. Adesso vediamo Carlo Maggi se vuole contribuire al ponte del cielo. Ci sono alcune cose da sottolineare. La prima è l'elemento identitario vicino al ponte del mare. Noi abbiamo l'ex COFA, è di proprietà regionale, avevamo fatto una grande operazione con la Camera di Commercio, un ente pubblico che potesse veramente creare le condizioni per un elemento identitario in quell'area, ma che non fosse una situazione speculativa, ma che fosse una situazione veramente apprezzata dai cittadini pescaresi come simbolo della nostra città. Purtroppo questa situazione si è arenata in consiglio comunale, ma Luciano, io te lo devo dire, il consiglio comunale con un'opposizione che è signor no su tutto impedisce di fare progetti. Cioè, la Camera di Commercio aveva investito 12 milioni di euro per acquistare il terreno con soldi cash, con un progetto già da realizzare su quell'area, ovviamente con il coordinamento del comune, ed era tutto un intervento pubblico, gli stessi interventi pubblici che abbiamo fatto con gli accordi di programma nel 95-2000, alcuni accordi di programma con le Ferrovie dello Stato per cambiare alcune zone della città. Si poteva fare questo intervento, purtroppo è rimasto incagliato in consiglio comunale da un'opposizione che dice sempre no. Io mi auguro che gli oppositori siano come te, propositivi, come lo siamo stati noi quando abbiamo proposto delle cose che poi si sono realizzate. Questo è il punto. Sul ponte del cielo, tu lo dici, noi lo abbiamo già messo in campo, nel senso che già ci sono progetti che la regione aveva finanziato in passato all'università, che prevedono l'utilizzo dei pennelli che oggi sono perpendicolari alla spiaggia in corrispondenza di tanti stabilimenti balneari. Ecco, tutte quelle aree devono diventare necessariamente il prolungamento della città a mare, perché Pescara è la città che vive sul mare, non è soltanto una città di mare. Questi progetti già ci sono e noi li abbiamo messi in campo proprio in virtù dell'intervento che stiamo facendo sulla Riviera Sud, perché la Riviera Sud dovrà avere non soltanto questo collegamento tra la Pineta, il mare e il fiume, ma dovrà avere un collegamento diretto verso il mare, perché se tu ci fai caso, se i cittadini vanno a fare la verifica, in corrispondenza dell'ex camping dove c'è oggi il parco sulla Riviera Sud che collega la riviera con la Pineta, in corrispondenza di quel punto sul mare ci sono due spiagge libere e in quelle due spiagge libere già ci sono due pennelli che dovranno essere resi dei pennelli assolutamente fruibili per un utilizzo turistico di quell'area, perché quell'area si trasformerà totalmente con questi interventi che stiamo facendo e si trasformerà in senso ambientale, come diciamo, cioè lo dici tu, lo professi, lo sottolinei, ecco, noi quello che tu professi lo stiamo già realizzando concretamente sotto gli occhi di tutti. Prima della fine del mandato questi interventi saranno fatti e ci sarà già la predisposizione per andare a mare, quindi credo che si debba fare su tutti i pennelli che oggi ci sono e che sono sicuramente una bruttura perché non sono utilizzati, anzi diventano delle barriere per i bagnanti, e questo noi dobbiamo impedirlo rendendoli vivibili, rendendoli fruibili, ma dobbiamo avere la fantasia, dobbiamo avere la visione, e quella visione che noi mettiamo in campo. La terza cosa, la strada parco. Torno sulla strada parco, perché sulla strada parco c'è una vicenda che oggi sta diventando veramente kafkiana, questa filovia che occorre a Pescara affinché si possano ampliare le aree pedonali, affinché le persone che vengono da fuori, perché Pescara è aggredita da 100.000 macchine al giorno, comincino a muoversi attraverso un mezzo di trasporto rapido di massa, che è la filovia che è già pronta ad essere realizzata. Ecco, questa filovia che non si riesce a realizzare dopo 18 anni, perché questa è l'Italia, perché in Italia ogni volta c'è qualcuno che può rimettere in discussione tutto, ma diciamolo concretamente, diciamo
solo noi due, questa città ha bisogno di un trasporto rapido di massa, ha bisogno di una strada dedicata al trasporto rapido di massa che colleghi tutte le aree di Pescara in senso longitudinale in maniera tale da poter liberare tante strade dal traffico e dallo smog, perché Pescara ha bisogno, per diventare una smart city, quello che deve diventare per confrontarsi con le altre città europee per raccogliere i finanziamenti europei, quello deve diventare Pescara. Ecco, il punto di partenza non può non essere anche la filovia. Allora lo dobbiamo dire chiaramente, non possiamo nasconderci dietro un dito, dobbiamo fare le battaglie concrete per arrivare al risultato, e possiamo coglierlo insieme questo risultato. Dobbiamo avere il coraggio di dirlo e di farle le cose, perché tu sai che quando sei stato sindaco hai fatto in modo che quel percorso proseguisse della filovia, non lo hai bloccato perché ci credi e ci credevi fino in fondo. Oggi perché non prendi una posizione chiara su questa vicenda per dire Pescara ha bisogno di quel trasporto rapido di massa, non soltanto Pescara, tutta l'area metropolitana, per alleggerire Pescara dallo smog. Facciamolo insieme, facciamo queste battaglie insieme per cambiare Pescara. Allora, siamo quasi arrivati alla conclusione, vogliamo approfittare della pazienza di chi ci sta ascoltando così attentamente ancora per poco. Masci, una cosa veloce, però mi dovete dare delle risposte veloci. Ho visto sul sito di Pescara Futura, sul suo sito credo, si fonda da 20 anni su tre cardini Pescara Futura: la trasparenza, la meritocrazia, l'appartenenza. Questo per dire a chi l'ha accusato di scegliere persone di area per attuare progetti, programmi, eccetera. Cosa risponde a queste persone? Perché lo ha già fatto lei. Rispondo con molta serenità, dicendo che c'è una fase amministrativa in cui decidono i tecnici, poi c'è una fase politica in cui la politica decide. Per me, quando la politica decide con questi tre pilastri, la meritocrazia, bisogna scegliere i migliori per fare le cose, e i migliori si scelgono per fare progetti e per realizzare questi progetti in tempi brevi. Occorre l'appartenenza, certo, bisogna avere una condivisione di idee, ci mancherebbe che un mio progetto, una mia idea, un'idea di Pescara Futura venisse realizzata da chi non la pensa come noi. Deve essere realizzata, portata avanti da chi ha un idem sentire, ha lo stesso sentimento, ha la stessa forza, alla stessa passione per le cose. Il terzo punto è la meritocrazia e trasparenza. La trasparenza, vabbè, questo lo abbiamo dimostrato negli anni, perché credo che nessuno insomma, lo mette allora, in dubbio questo. Sempre dai siti web, per D'Alfonso, c'è una persona che ha scritto, ho letto, insomma, D'Alfonso è considerato un ottimo amministratore. Ha detto anche Carlo Masci, poi con una stoccata borderline, insomma, perché va preso con le molle in qualche modo per alcune situazioni. Allora, D'Alfonso è considerato un ottimo. Lo dico per lui perché gli voglio bene. È un avvertimento in qualche modo, un'avvertenza. D'Alfonso, quindi, dicevo, è considerato un ottimo amministratore. Ha rovesciato Pescara sia a livello urbanistico che a livello antropologico e culturale. Sarebbe anche a livello nazionale il numero uno, come Renzi, il sindaco di Firenze. Sia Renzi che D'Alfonso sanno dare concretezza ai sogni. Le piace questa? Probabilmente di Letto Vanoppello. Probabilmente sì. Probabilmente. No, ma a parte, diciamo, questa geografia che fa sempre bene. Mi ricordo una volta dissi questa geografia, un consigliere comunale mi disse che non era quello il tempo di parlare della geografia, questa voglia di connotare requisiti che magari non sono posseduti. Io penso che noi non dobbiamo smettere di osare. Io quando ero sedicenne parlavo con un nonno socialista che ho avuto, segretario comunale, perito agrario, e gli chiedevo: ma perché a capo di tutto c'è un eletto della democrazia e non c'è uno che ha un contratto di lavoro, segretario comunale, direttore di una regione? Mio nonno, molto bravo e molto colto, mi spiegava: perché è bene che il futuro riguardi la democrazia e non un contrattuale del lavoro. Noi dobbiamo, in ragione del futuro che dobbiamo assicurare, essere capaci di osare. Osare quando interpretiamo una funzione, quando immaginiamo, quando utilizziamo le risorse normative. Per esempio,
quando c'era l'ex GIL a Pescara, proprietà terriera della regione, a favore allora del soggetto collettivo Gioventù Italiana Littoria, che aveva la proprietà dell'edificio di via Balilla del liceo scientifico e accanto aveva anche un sedime terriero, noi osammo, come amministratori della provincia, io ero presidente, e un galantuomo che è presente in mezzo a voi, Fernando Fabiani, purtroppo sta vivendo una fase di dolore della sua vita, acconsentì a questo mio osare e convincemmo la regione a donare alla provincia l'ex GIL, a donare. Io chiedo che la regione doni al comune di Pescara l'ex Cofa e che non mi dia questo una risposta da amministratori di Fontamara. Sapete la storia? Non saranno 5 anni, sarà un lustro che passerà la condotta idrica. Non mi può dire a me, né il contrattualista direttore del patrimonio, né non lo so chi, con un po' di prosopopea, ma noi l'abbiamo messa a bilancio. Giovanni Paolo II avrebbe risposto: si modifica la regola della collazione del Papa. A Ravenna non c'era il tonnellaggio per avere l'autorità portuale. Ravenna, la provincia di Ravenna, la regione Emilia-Romagna hanno chiesto la modifica della norma nazionale. Io chiedo che le aree del COFA vengano donate al comune di Pescara e che la Camera di Commercio, retta magistralmente da Becci, io non sono uno che tutti i giorni prende il caffè con Becci e so che il caffè di Becci è fruttuoso sul piano sociale, però io ritengo che Becci, i soldi che ha trovato per fare l'operazione trasformazione del COFA, li debba mettere nel circuito della copertura finanziaria a favore del progetto, evitando carichi eccessivi di trasformazione urbanistica. Se 12 milioni sono un salvadanaio di partenza, consentono di più. Se il sito è gratis, è meglio, è più facile fare, più veloce, e si sente di più la mano pubblica. E guardate, lo dice uno che ritiene mano pubblica sul piano di ciò che può servire al mercato come mobilitazione dell'iniziativa economica da attivare, non come presenza privata in questo senso, Carlo. Sì. Tu non mi puoi negare che se la proprietà viene donata alla Camera di Commercio l'operazione non sia più facile, più immediata, più realizzabile. Non me lo puoi negare, perché significa che neghi che questa sera siamo ad un confronto pubblico. Perché questo non è possibile? Nessuno mi può sostenere che questo non è possibile. Nessuno. Guardate, Pescara va aiutata, e lo dice uno che ha sostenuto che se Pescara si priva della provincia non succede nulla. E noi non produrremo lo sciopero di coloro i quali mantengono in vita l'economia degli impiegati pubblici per il caffè che si consuma. Perché Pescara non deriva la sua forza da quella cosa lì, ma dai flussi e dalle reti che sa mobilitare. L'ex COFA deve partire come dono del sedime da parte della regione. È un capriccio rigorista quello che è stato messo in campo. Voi fate in modo che accada 60-40 alle elezioni regionali prossime. Il primo atto che noi adottiamo, e lo facciamo nella sede della giunta regionale a Pescara, è la donazione alla Camera di Commercio. Poi ne faremo un altro di pari entità. Poi il giorno dopo dovrà aumentare le tasse, nel senso che quando si parla di gratis bisogna essere chiari, perché gratis non c'è niente. Non esiste gratis, qualcuno paga sempre, e in questo caso andrebbero a pagare i cittadini abruzzesi, perché quei 12 milioni di euro sono iscritti per il rientro della sanità, per i debiti della sanità. Quei 12 milioni di euro servono per coprire quei debiti che altrimenti dovrebbero essere coperti con i soldi dei cittadini abruzzesi. Quindi dobbiamo essere chiari, trasparenti. A me certe volte sembra che tu vivi sulla luna, Luciano, veramente sembra che vivi sulla luna, perché quando dici gratis o dono, ma dove sta? Qualcuno dona qualche cosa? Qualcuno dà gratis qualche cosa?
tutto ha un costo, l'operazione ha un costo. Lunedì mattina, Carlo, costo, chiamati, scusa, il direttore del patrimonio, va bene, ti fai portare il fascicolo ex sigill di via Balilla, sono ed è una donazione. Luciano, scusami, negli ultimi 10 anni in Italia è cambiato il mondo. Oggi quel governo che dava 1.300.000.000 di euro alla regione ogni anno da zero, questo è il discorso che oggi dobbiamo fare, questa è la realtà con cui dobbiamo confrontarci. Se tu pensi di confrontarti con questa realtà ragionando come si ragionava 15 anni fa, purtroppo avremo delle amare sorprese, avremo delle amare sorprese come cittadini abruzzesi, perché Carlo, non esiste nulla di donazione, quei soldi, Carlo, esistono. No, il punto è un altro, è che purtroppo in consiglio comunale un'operazione che era stata fatta perché l'accordo fra la Camera di Commercio e la Regione e il Comune era definitivo è rimasto incagliato con 1.000 emendamenti, e questo è successo. Allora io vorrei che ai tuoi, al di là del discorso gratis o meno, dicessi mandate avanti questa operazione, perché, Carlo, questa è un'operazione che conviene alla città, Carlo, così dico, come sulla filovia. Io vorrei sentirti dire ci credo e ci credo fino in fondo. Io ti rispondo, ecco, io vorrei avere ovviamente con la libertà di dire quello che penso, ovviamente. Il però tema è, non diciamo cose che però rimangono a carico dei cittadini abruzzesi, Carlo, senza che loro se ne rendano conto. Io guarda, sono molto invidioso di quello che fa la Regione Marche e la Regione Puglia. Intanto la Banca delle Marche è stata commissariata oggi, se forse Carlo, lo sai, queste Marche che sempre sono all'avanguardia, per te oggi hanno avuto la Banca delle Marche commissariata, perché Carlo, purtroppo quello, la crisi è Carlo, generale, succede anche nella lungimirante Marche. Carlo, quella è la vita economica della società, sì, che non chiama in causa come, il come la stessa pubblico. Vita economica è quella che ha portato la Fiat a investire in Abruzzo nell'insediamento della Val di Sangro, spero, doppio di quello che ha investito nelle altre regioni. Questo è successo, spero, è successo perché c'è una regione che riesce ad attrarre capitali, così come De Cecco, che è una forza imprenditoriale di questo territorio, ha creduto in questo territorio e continua ad investire, Carlo, in questo territorio il doppio di quello che investiva in passato. Questi sono i fatti, Carlo, la realtà. L'aggiuntività devi giustificare. Cosa di aggiuntivo si è prodotto? La Sevel c'era, la credibilità, Carlo, la Sevel c'era, la possibilità di andare dovunque, Carlo, e dire noi siamo abruzzesi, abbiamo fatto le cose in ordine, Carlo, e oggi possiamo presentarci dovunque. Carlo, la Sevel c'era. Non ti puoi intestare oggi, la Sevel. Oggi però la Fiat se ne va, Carlo, da tanti altri territori. Carlo, la Sevel c'era. Investe forse anche perché la Regione ci ha creduto. Non di parlare, Carlo, stai sereno. Apposta. La Sevel c'era. Tu ti devi intestare i risultati dei quali l'aggiuntività della Regione è indubbia. Perché io non ti vengo a dire che il cementificio di Scafa chiude a causa tua o la Kimberly Clark. No, però quello non te lo vengo a dire. Aperto per il, perché Toyo davanti Indo, questo, all'innocenza. Questo è realtà, perché Carlo, l'accordo di Toyo Indo viene fuori dal cementificio che rimane altri 15 anni in Abruzzo. Ma questa è, no, questa è una puntuale disinformazione che ti assicuro. Ci sono gli atti. No, e infatti leggiamoli, basta che tu non fai il contrario dell'avvocato, basta che fai semplicemente l'avvocato e dagli atti trai la verità. Se lì si parla, però non fare il contrario del politico. No, io non faccio il contrario dell'avvocato, Carlo, non fare il contrario io del ti politico. Parlo con la linearità che tutta la gente capisce, non a caso quando mi candido io vengo votato. Io quello che ti voglio mettere in evidenza, ma infatti ci saranno le prossime occasioni, tu della Sevel ti devi intestare ciò che vede la tua aggiuntività, così come della De Cecco. Tu di questo ti devi occupare, perché io quando ti contesto che sono morte 8.000 imprese, cioè non c'è la natalità, tu lì mi devi dire cosa hai determinato per facilitare l'ulteriore vita di nuova iniziativa economica in Abruzzo, e non mi puoi dire nulla, perché non c'è niente dei miagoli. Posso dire molto, non mi puoi dire di quello nulla, che non c'è nelle altre regioni, che invece è successo qui. Ti do due dati e vedili anche su internet, interni o industria. 220.000 sono le imprese delle Marche. Sai quante sono le nostre? 129.000. Cioè, tu non ti puoi che chiamare, sia successo negli ultimi 5 anni, Carlo, questo. Negli ultimi 5 anni 8.000 imprese, sì, in meno. Sì, ti puoi chiamare. E le Marche ne hanno perse 15.000. Carlo, no, non è vero. No, è vero. Dal buono e morbido Pino Mauro a tagliente, che ti devo dire, Nicola Mattoscio, che magari è più di appartenenza, chiamati anche a Sarra di Economia e Commercio e ti dirà che quello che ti dico è indiscutibile. E io sostengo che l'utilizzo della risorsa normativa
sostituisce adeguatamente i soldi che non ci sono più, e io non ti chiedo manco la defiscalità. Guarda, lo abbiamo fatto così, così tanto, lo abbiamo fatto, non è vero, tant'è che noi abbiamo fatto le risorse che mancavano, Carlo, con investimenti europei, investimenti nazionali. Io sai che cos'è che ti rispondo per quanto riguarda la filovia? Facci sapere quanto costa l'esercizio della filovia, non si sa questo, facci sapere quanto costa l'investimento. Hai fatto per 5 anni il sindaco, non l'hai saputo? No, non l'hai saputo, non ti sei interessato un secondo di quel problema? Non ce l'hanno mai detto, Carlo, non ce l'hanno mai detto. A me interessa quanto diminuirà l'inquinamento a Pescara rispetto a quell'intervento. Questa è la prima domanda che ci dobbiamo porre. Quando migliorerà la qualità di questa conclusione? Se parlate tutti e due insieme non si capisce. Ti rispondo con la brevità della conclusione. Cari amici che siete qui, io quando ho fatto il sindaco non ho fatto il sindaco murato che guardava solo Pescara, ho guardato anche altrove, ho alzato la gonna per esempio a Trieste per cercare di capire cosa è accaduto lì per quanto riguarda la filovializzazione, anche lì non parte, non funziona, per il grande interrogativo del costo di esercizio, non vi dico Bologna, lascio perdere l'Aquila perché ha una differenza di impostazione. Il costo, voi che fate gli aiutanti della ragioneria, il costo anche del progetto di investimento all'ex Cofa, e io guarda che sto diventando un elettore del presidente Becci perché vedo anche lì una grande passione, il costo. Così come, guarda, molte volte ho visto stravaganza, la stravaganza di realizzare la caserma dei carabinieri su un sedime vincolato a parco, che poi ha fatto in modo che noi regalassimo 900.000 euro a quella impresa. E io non ho detto A, perché può accadere questo, ma lì bastava meno testardaggine di quel consigliere che andò a firmare il consenso senza dire nulla al consiglio comunale, tant'è che è saltata. E noi abbiamo trovato il sedime, ponendoci il problema dei costi, un sedime comperato ai danni di un privato che pure aveva partecipato all'acquisto di quel bene degli ex monopoli di Stato, il costo, il che succede dopo, che è la domanda etica, Carlo, che è la domanda etica che tu dici ti riguarda, ti ha riguardato. Io mi pongo la domanda etica, quanto costa la gestione della filovia e quanta efficienza regala la città? Su questo una riflessione, Carlo, non significa prendere a pugni la parte di sotto della tua cinta, né significa essere sleali. Io ti voglio invece sfidare, raccogliendo insieme la sfida, te la senti tu di fare una battaglia per risanare il fiume dopo che è stato preso in giro da parte più di qualcuno del centrodestra i tentativi dell'educatissimo Pino De Dominicis? Lui 10 milioni di euro li ha investiti sul fiume per fare il catasto degli scarichi, per riattivare le pompe di sollevamento, ma era come una lotta contro un gigante che richiede almeno 5 volte tanto. Una battaglia di questo tipo, che non sia il miagolio, il miagolio, il sindaco di Orbetello ha vinto la battaglia per risanare Orbetello, ha avuto 100 milioni di euro, utilizzando anche le perizie della procura. Si può fare una volta una cosa che ha le fattezze di un grande risultato? Ci rendiamo conto che significa se noi recuperiamo la vita del fiume? Guardate, io concludo, non vengo dalla cultura ambientalista, poiché io sono nato a Letto Manopelle, dove non manca nulla sul piano del verde. L'ho appresa parlando con le mamme di questa città. Io vorrei, con l'aiuto del voto favorevole all'opposizione in Consiglio regionale di Carlo Masci, recuperare il fiume Pescara, realizzare lungo quel fiume piste ciclabili che renda questa città irripetibile, la città lunga, la città larga, la città grande. Grazie, grazie, grazie. Questo si può fare. Brevissima replica, la prego. Intanto se risaniamo il fiume faremo una città resiliente, così potremo realizzarla in linea con l'Europa. Lei spera nel voto del consigliere generale da parte della maggioranza? Ma io insomma queste battute non mi interessano, poi la competizione vedremo quale sarà. Io dico che questa competizione deve essere elevata, a me piacerebbe e dovrà essere con l'opposizione a Pescara, spero che ci accompagni, dovrà esserci veramente il risanamento dell'area collenale della zona sud di Pescara, perché oggi noi abbiamo il fiume che ha da una parte un parcheggio,
e dall'altro una recinzione. È possibile che noi non possiamo immaginare altro, non possiamo vedere altro? Oggi succede questo, noi vediamo soltanto una strada ed un parcheggio a nord e una recinzione che blocca l'accesso al fiume a sud. Ecco, noi dobbiamo sì recuperare quegli spazi e vogliamo recuperarli, tant'è che noi nel progetto che stiamo realizzando abbiamo inserito questo discorso, perché è possibile farlo. Anche lì andremo a cambiare la cultura urbana di questa città, riconquistando un fiume che oggi è visto come il lato posteriore della città, perché Pescara è proiettata verso il mare, ma il fiume è come se fosse qualcosa da lasciare in disparte. Ecco, noi vogliamo assolutamente, e nel progetto c'è, e nel progetto che purtroppo la tua minoranza in consiglio comunale sta contestando ad ogni passo, ma non fa niente, noi accettiamo anche le contestazioni, tanto andremo avanti tranquillamente e realizzeremo quello spazio, perché io sogno di non vedere più quella recinzione su via Andrea Doria, ma sogno di vedere veramente le mamme con i carrozzini che passeggiano su lungo fiume, come succede nelle città del nord. Però dico anche che i miei sogni in genere diventano visioni, poi si trasformano in suggestioni, poi in progetti e poi in realizzazioni, perché questo è successo. I Eva Dream è una frase adesso di attualità, no? Da questo punto di vista. Un minuto e concludo, un minuto. Ma proprio una cosa veloce, dal cari cittadini, che siete la parola, per avere anche il consenso di Carlo e per avere anche il vostro consenso armonioso, io un appunto faccio alla Corte Celeste. Non so dove è posizionata, però un appunto lo faccio. Per quale ragione la Regione Marche e la Regione Umbria, toccate dal terremoto, hanno avuto la ricostruzione delle mura ed un grande sistema viabile donato con finanziamenti aggiuntivi, e noi che siamo pochi demograficamente, 1.290.000, abbiamo un PIL che non è il primo in Italia, perché non abbiamo potuto usare nella trattativa con Roma e con Bruxelles ciò che Prodi a me ha suggerito? Chiedete un nuovo obiettivo 1 a seguito della tragedia del terremoto. Allora, la prossima volta lo dovremo chiedere, non lo potrà chiedere chi non lo ha chiesto l'altra volta, lo dovrà chiedere un altro, perché noi la vicenda della tragedia del terremoto non lo abbiamo, tra virgolette, utilizzata. Guardate, la politica è uno sforzo rilevante per avere trattamenti differenziati. Grazie. Mi devi far rispondere, sì, perché però, ovviamente, Lucia, io devo dirti che sei sempre suggestivo, ma in alcuni casi poco informato, perché l'obiettivo 1, come sai, non esiste più, se lo sai. Oggi esiste la convergenza, esiste la competitività ed esiste la transizione. L'Abruzzo si trova nella fase di transizione, che è ben diversa dalla competitività dove si trovava prima, e lì arriveranno sicuramente più soldi. Il sostantivo perché... più un aggettivo, no, un nuovo obiettivo 1 è uno strumento giuridico uno, comunitario nuovo. Sì, ma non esiste più questo strumento. Carlo, fattelo spiegare, Carlo, no, non è così, guarda, Carlo, fattelo spiegare. Forse la Andreola non ha fatto il tempo a dirvelo, fatelo spiegare. Stai ragionando con i discorsi vecchi, non ti sei aggiornato, ragioni ancora con i discorsi. Carlo, c'ho la scuola di regione la quale ti inviterò per gli aggiornamenti. Mi darai qualcosa, potremo dire anche lì. Allora, dirlo. Chiudiamo, un applauso, credo che lo meritino tutti e due, per la passione, ecco, e per la preparazione che hanno politicamente. Sono due personaggi, due pesi massimi della politica pescarese e abruzzese, che meritano, come hanno fatto questa sera, la vostra considerazione, e poi, insomma, vinca il migliore se ci sarà un confronto tra loro. Buonasera a tutti e grazie, sì, a Sorelli da Pepe. Io ringrazio Roberto Falone, che è stato splendido a organizzare questa serata. Ciao Luciano. E poi naturalmente, prima di uscire, prendetevi un buon Lucafè. È finito?